Ciao allenatori e benvenuti in questo nuovo video. Tra una settimana esatta inizierà in Giappone la nuova serie dedicata ai videogiochi Pokémon di settima generazione, Pokémon Sole e Luna per l'appunto. Tra i vari dubbi e aspettative dei fan siamo finalmente giunti a conoscenza dei titoli dei primi episodi che andranno in onda tra il mese di novembre e dicembre. Si parte già dal 17 novembre su TV Tokyo con uno speciale di un'ora durante il quale verranno trasmessi i primi due episodi della serie. Il primo episodio è intitolato Alola, nuove isole, nuovi Pokémon. Ovviamente il titolo degli episodi è tradotto dal giapponese. Mentre sono in viaggio, Ash e Pikachu visitano la regione di Alola, stracolma di un'abbondante natura e piena di cose sconosciute e affascinanti. Ash fa la conoscenza sia di nuovi Pokémon, sia di Pokémon che hanno una forma particolare ad Alola. E viene a conoscenza della scuola Pokémon, una scuola dove si possono studiare i Pokémon. Quella notte l'emozionato Ash esce fuori, guidato da una misteriosa voce. Come andrà a finire? A seguire subito dopo il secondo episodio si intitola Entri la divinità custode Tapu Koko, proviamo a dominare la nostra mossa Z. Ash e Pikachu decidono di vivere con l'insegnante della scuola Pokémon, il professor Kukui, e di andare in quella scuola. Un giorno i compagni di classe di Ash decidono di fargli una festa sorpresa, ma nel bel mezzo dei festeggiamenti Tapu Koko, il Pokémon conosciuto come la divinità custode dell'isola, finisce per apparire. Il 24 novembre ci sarà un altro speciale di un'ora dove verranno trasmesse altre due puntate. Il terzo episodio è chiamato Buona Rotom Mattina, io sono il Pokédex Rotom, durante il quale Ash riceverà un nuovo Pokédex dal professor Kukui. Questo Pokédex rivoluzionario, chiamato Pokédex Rotom, può parlare la lingua degli esseri umani. Subito dopo Ash decide di catturare il suo primo Pokémon ad Alola e finisce all'interno di una foresta. Il quarto episodio è stato invece chiamato Entry Rowlet, ho ricevuto un Pokémon ad Alola, di cui non abbiamo ancora informazioni, ma come si deduce dal titolo è facile pensare che sia l'episodio in cui Ash riceverà il suo primo Pokémon, ossia Rowlet per l'appunto. Infine abbiamo anche i titoli del quinto e sesto episodio, che andranno in onda in Giappone rispettivamente il primo e l'8 dicembre. Il quinto episodio è chiamato Poprio, fai del tuo meglio, mentre il sesto è chiamato Togedamaru, pungendo e prudendo. Purtroppo non abbiamo ancora ulteriori dettagli riguardo questi due episodi. E ricordiamo inoltre lo speciale appuntamento che K2 proporrà a tutti i fan della serie animata. Infatti, il 19 novembre sarà una giornata fantastica, con la prima visione assoluta del film Pokémon, Vol Canyon e la meraviglia meccanica, che sarà mandato in onda alle 13.15 e proseguendo subito dopo alle ore 15 in punto con proprio i primi episodi di Pokémon Sole e Luna, doppiati in italiano. Ci prepariamo quindi a dare un primo sguardo alla regione di Alola nella serie animata, per poi approdarci nei videogiochi la settimana seguente. Cosa ne pensate degli episodi rivelati? Se il video vi è piaciuto io vi ricordo di lasciare un mi piace e di commentare. Vi ricordo anche di passare nei nostri social che trovate tutti in descrizione come al solito. Io vi do appuntamento al prossimo video, noi ci vediamo presto, ciao allenatori!